Io sono Mr. Helmet, ieri ho letto una storia di un filtro, cioè si giocano il mondiale in tre, in Moto3 e Vinales ha chiesto, dopo una brutta esperienza con il filtro bagnato, emulsionato, con l'olio, eccetera, di avere un filtro diverso. L'unico filtro waterproof è quello di Springfilter, che ha mandato un comunicato anche abbastanza aggressivo dove spiegava che il suo era l'unico filtro che non si bagnava. Allora io sono venuto a vedere e ho preso due filtri diversi, uno che li ha e apro. Uno è un filtro tradizionale, quello con la garza, e l'altro è il filtro che dicono loro, cioè quello che secondo l'azienda non si bagna, che è fatto in materiale waterproof, che è l'unico. Allora io faccio una prova, come quelli che vendono le pentole per far vedere che le pentole sono buone, e metto la garza, perché dentro i filtri quasi tutti c'è la garza. E ci metto l'acqua sopra, ce ne metto un po' e l'acqua passa in effetti. Il mio dito è bagnato, l'acqua è passata e c'è l'acqua nel bicchiere. Provo anche dall'altra parte, anzi da una parte che non ho bagnato, provo e vedo che l'acqua passa. Poi, e questo è il filtro che quando prendi l'acqua c'è l'olio dentro, poi succede un casino perché si emulsiona. Questo invece è il filtro waterproof, che è praticamente. Cerco di tenderlo il più possibile perché più è teso e più passerebbe l'acqua. Ci metto l'acqua sopra e l'acqua rimane qua. Rimane qua. Anzi, ne metto di più, vaffanculo. E l'acqua ce l'ho tutta in mano. Quindi se adesso prendo un bicchiere vuoto, non ci dovrebbe essere acqua dentro. Allora io lo prendo, poi bagnato, di qua no, se soffio si asciuga, quindi poi con l'aria si asciuga, adesso prendo un bicchiere vuoto e ci metto l'acqua sopra. E nel bicchiere non c'è niente, quindi è vero. Però non è che vi prendo per il culo, perché io sono curioso. E allora adesso do una coltellata a questo filtro qua. Sono un vandalo, lo sanno tutti, che cazzo me ne frega. Cerco di aprirlo, ci riesco. Boh. So che è un'operazione qui dovrei tirare fuori la garza che non c'è, questa rossa la tiro fuori, ci butto l'acqua. E mi sono bagnato anche dall'altra parte. Questo invece è il filtro di questi qui che si vantano. Lo apro. Tiro fuori. Queste macchie rosse sono le macchie dell'altro filtro perché ho le mani bagnate. Ci metto l'acqua sopra. Ci ho rovesciato l'acqua, vabbè. Così sembra che mi sono fatto la pipì addosso. Però da questo lato è asciutto. Quindi era vero. Abbiamo bagnato un tavolo, mi sono bagnato i pantaloni, mi sono tagliato le dita, ho violentato due filtri, però è vero che il filtro è waterproof. Quindi è vero. Ciao da Mr. Helmet.